366 storie della buonanotte di Teresa Buongiorno, 1990, Arnoldo Mondadori editore. 8 gennaio, Phileas Fogg e Passepartout. Phileas Fogg era l'uomo più preciso e sedentario d'Inghilterra. Aveva 40 anni, era alto, biondo e scapolo. Secondo un'abitudine molto inglese, passava il tempo libero al club, un posto dove vanno i gentlemen a leggere i giornali, pranzare, chiacchierare con gli amici. Quando al club si parlò di un furto che c'era stato alla Banca di Londra e delle possibili vie di fuga per il ladro, Fogg, che conosceva bene l'Atlante e adorava le scommesse, si lasciò trascinare in una bizzarra avventura. Si giocò 20 sterline che, partendo quella sera stessa, il 2 ottobre alle ore 21, avrebbe fatto il giro del mondo in 80 giorni e sarebbe stato di ritorno il 21 dicembre alla stessa ora. Il programma di viaggio era questo: da Londra a Suez, attraverso il Moncenisio e Brindisi, in treno e in nave 7 giorni. Da Suez a Bombay in nave 13 giorni, da Bombay a Calcutta in treno 3 giorni, da Calcutta a Hong Kong in nave 13 giorni, da Hong Kong a Yokohama in nave 6 giorni, da Yokohama a San Francisco in nave 22 giorni, da San Francisco a New York in treno 7 giorni, da New York a Londra in nave e in treno 13 giorni. Era appena partito con il suo domestico parigino soprannominato Passepartout, che in francese significa chiave universale, che un poliziotto, un certo Fix, sospettò che dietro quella bizzarra partenza si nascondesse il ladro della Banca di Londra, e gli si mise alle calcagna, aggiungendo altri guai a quelli che già lo aspettavano lungo il cammino. Spero che ti sia piaciuto questo video. Fammelo sapere selezionando il pollice all'insù. E se ti iscrivi al canale di Libri da Camera, potrai ricevere le notifiche di quando pubblicherò ogni prossima lettura.